Inizio così il video, ragazzi. Non volevo registrare, mi volevo divertire con calma facendo delle challenge, le ultime da terminare, ragazze. Però ho notato che ultimamente oramai fare queste challenge, ragazzi, è diventato impossibile. Questa l'ho fatta, va bene. Però, ragazzi, secondo voi una challenge under 2100 con questi soggetti? Questo è il primo. Qua vincevo 2 a 1, Vi faccio vedere se sta continuando a giocare. Ok. 88 Belotti, 85 Zaniolo, 92 Pellegrini, 89 Cristante, 85 Frattesi. La difesa se la gioca più o meno. In panchina, come fa? Cioè 2100 è la formazione 2133. Io continuo ancora a chiedere a qualcuno, se mi... e poi questo Boat 71 che sembra il vecchio Cafu. Vabbè, questo ci sta, l'ho preso io gol alla fine. Questo l'ho quittato al 14° minuto, ragazzi. Guardate, adesso mi date una... io non so cosa dovrei giocare. Sto... questo è un cesso, Guardate la formazione. Ah, l'ha cambiata, la morte da Mamet. La morte da Mamet. La morte da Mamet. No, e non vi dico che cosa aveva, ragazzi. Non vi dico che cosa aveva. Non vi dico che cosa aveva, ragazzi, in squadra. Busquets, Fati, Gavi, Pedri, Nate 4, cioè aveva tutti i giocatori, tutti over al 90. Mi spiegate come cazzo si fa, raga? Non la fa, cioè 50 centesimi, non li fa. Voglio 50 centesimi. Ah, devo prendere i 50 centesimi, Konami. Vuoi che mi prendo i 50 centesimi, Konami? Dimmi. Cioè, tu quello vuoi, Konami? Vuoi quello? Ok. Vuoi quello, Konami? Tu vuoi che io faccia quello? Vuoi l'euro? Tiè. Per 50 centesimi. Io devo fare quelle challenge trovando. Cioè, io fossi uno dei pochi onesti. Fossi uno pochi di onesti. Che Trimone io che continuo a farli. Trimone io che continuo a farli. E beccare quei tossici. Peccato che non si può vedere, ragazzi. Peccato veramente che non si può vedere. Non si può vedere, ragazzi. Cioè, che pre... cioè. Vabbè, va. Non, raga, non. No. 500 monete. E che dovrei fare? Io te le devo dare a te per pescare che cosa? Ma vai a fare per pescare che cosa? Dimmi, per pescare che cosa? Ulteriori giocatori che abbiamo ancora. Ulteriori giocatori che abbiamo ancora. Pezza di merda. Qua li puoi prendere tutti questi. 21 giocatori. Cioè, ma vai a cacare, vai. Che gioco di merda. Che gioco di merda. Che gioco di merda, raga. Che gioco di merda, veramente. Tre stelle, quattro stelle. Minchia, quando ne ho quattro stelle, oh. Quante ne ho? Due, tre stelle, scusate. Questo è un buon mancino.
Questa. Rene, tutti grandi. Poi vieni qua, 3 stelle, non c'è un cazzo. Qui non c'è un cazzo 3 stelle, ragazzi. Chi sta a 3 stelle? 3 stelle, 4 stelle. Le abbiamo presi. Cioè, abbiamo preso 4, 5 giocatori abbiamo preso, ragazzi. 5 giocatori. 5, 6 giocatori. Vai a cagare, vai, ancora vai a cagare. Cioè, ma metti il pacchetto, fallo prendere tutti, perché io non posso prendere solo questo. Cioè, avrei voluto Courtois, ma non di cosa ce l'ho. Rudiger ce l'ho. Hakimi, mi sarebbe piaciuto. Campbell. Ma nessuno di questi, vai a cagare, vai. La challenge 2005, se la togli quelle, se togli quelle challenge di merda, vedi? Pezza di merda di gioco, raga. Ci ho provato, ma non le fa. E questa è la mia formazione, raga. Questa è la mia formazione umile. La mia formazione umile. Ma tu dirai, Nico, ma la tua non è proprio scarsa. Sì, raga, ma io sono talmente umile che in panchina metto ancora quelli più scarsi, 72, 66. Cioè, se io ho questi per arrivare a 2100, scusate, come cazzo si fa? Tu dirai. No, tu non dirai un cazzo, che cazzo ve devo dire, raga? No, ma mi girano i coglioni, cioè, devi mettere giocatori con over 40-50, ma non è per me, quindi questa io non la faccio più e basta, raga. Non la faccio più e basta. Andiamo avanti con la Road to Glory, raga. Tanto quello vuoi Konami, andiamo avanti. Vuoi quello con Ami? Andiamo avanti. Tanto. Pezza di merda. Siete solo una massa di pezzi di merda, raga. Poi non mi devo offendere. Io vi offendo e come? Non me ne fottu nunca perché mi girano i coglioni, mi giro. Mi girano i coglioni. Mi girano i coglioni. Mi girano talmente i coglioni. Mi girano i coglioni. Mi girano i coglioni, pezzi di merda. Siete una massa di pezzi di merda. Inter-Napoli DAZN, detta pareve. Inter-Napoli DAZN, il 4 gennaio, mercoledì, minchia. Non ho visto neanche l'avversario, vaffanculo. Pareva fuori casa DG8 se sì, vabbè. Questi che giocano ancora con queste magliette, mamma mia, raga, veramente. Tu state frustati, oh. Ammazza Pujol, oh. Glielo metto. Chi ha parlato di lui? Ammazza Romanichi. Voilà. Carlanz. Ma va, ti studi, manchi non può stare. Questo è già pronto.
Oh, raga, come ce li ho girati i coglioni, veramente. Perché io mi rompo a fare sempre ste cazzo di cial. Però, se io devo fare le challenge, allora io già sono scarso. Poi devo fare le challenge, beccare quelli con squadroni, cioè aveva 6-7 giocatori oltre l'over 90, 96 aveva, raga. Over 96, dai, ma di che cazzo parliamo? Portieri, io c'ho Perin 70, scusate, un portiere 86, 87. Ma di che cazzo parliamo? Ma mi girano i coglioni, raga. Giuro, mi girano i coglioni, non è normale. Dici, vabbè, si può fare. Io non lo so fare, non lo voglio fare, non sto a perdere tempo. Ma per me non è normale, raga. Nerone, Chicco, Danny, Bog, chi te sta a bip. E giochiamoci le challenge, c'è la... Ah, a po', cominciamo pure. Come gioca questo con i cross? Mi sa tanto di sì. Ci tiene un bordo, scusa. Maradona, ma perché Maradona? Che cazzo le devo dire, raga? Cioè, no, io l'importo. Boh, io ci sto provando. Come no? Dai, vabbè, va. Ma vai a fare in culo, vai. Raga, a me sta cosa dei passaggi, pure i giocatori forti mi puzza, raga, a me, boh. Vabbè. Vabbè, va bene, gioca, fai gli allenamenti, gioca là, ma va a cagare, va. Cioè, sto pensando ancora là, raga. Cioè, ripeto, a me delle 50 monete me ne fotti un cazzo, io mi voglio divertire facendo altro, raga, non è normale, non è normale, non è normale. Dai, che palle, questa la dà indietro la palla, Cristo santo. Cioè, raga, ma voi mi avete mai visto dare una palla indietro a me? Mai. Cioè, io pure su 1-1, 2-1 per me, che dovrei difendere. Cioè, io aspetto, gioco, vado avanti. Non me ne fate un cazzo, è un gioco. Cioè, qua non ci stiamo giocando il campionato del mondo. Boh, vabbè. A po'. Ah, Dio santo, raga, di nuovo fuori casa. Io non ci credo, raga. Tutte fuori casa sto giocando, raga. Tutte fuori casa. Ah, pure. Vabbè. Questa è gente che al ventesimo del primo tempo ha le esultanze. Io veramente. Vabbè. Va bene. Vabbè. Come non è fallo là? Ma scusa, mi blocca mentre io do il passaggio. Perché non ha tirato di prima? Ma perché? Vabbè. Ma ce li ha tutti dietro, ragazzi. Guardate. Ce li ha tutti dietro, raga. Guardateli. Guardate anche dal quadro. Ce li ha tutti dietro. Madonna. No.
Modric vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Benzema! È azione di puro istinto del portiere. Non ho visto la formazione, ragazzi, l'ho vista. Dai, ma non è possibile, Magno, da moglie. Quanti cazzo ne ha dietro, Magno? Non riesco ad uscire, raga. Passaggio sulla destra. Pallone di ritorno verso il centro. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Errore qui, pallone sprecato. Alaba. Bravo. Neymar. Ma fa sempre la stessa cosa, guarda, guarda. Ma togli davanti al cazzo. Dai, togli davanti ai coglioni, togliti. Prenditi questa, prenditi. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara, secondo me, sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. È così, che cazzo devo dire? 5 minuti prima della pausa. Vuoi giocare così giù? Che cazzo devo dire? Ti aspetto. Ah. Palla a Modric. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Neymar. Roberto Carlos. Grande movimento nello spazio. Cerca una soluzione con la palla lunga. Suggerimento filtrante per Modric. Hanno già riconquistato palla. Ronaldinho. C'è l'opportunità per il contropiede. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a premere un peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. Guarda Fabio, il primo tempo ha forse lasciato una sensazione di incompiutezza. Come cazzo la do la palla, i mortacci tuoi di tuo nonno. Ma di sicuro è anche un bello spettacolo per chi ci sta seguendo. Dai Nico, però pure tu, dai. Mannaggia la muette da Mamet. Ma scusate, come cazzo sta giocando questo? Ma perché su Maradona? L'ho data su Battistuta io. Come no? Ah, come no? No, vabbè. Vabbè, dai. E gioca così, raga. Che vedevo di? Non gioca così lui. Roberto Carlos. Di lì. Palla a Marquinhos. No, raga, ma vi state rendendo conto o no? Guardate. Alaba. Palla a Piera. Marquinhos. Ma sei serio o veramente? Palla a Xabi Alonso. Palla a Piera. Raga, questo non sta giocando.
Munoz riceve il pallone. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Rummenig sulla destra. Ecco Maradona. Che cazzo la do la palla, ga? No, vabbè. Che cos'è sta palla, veramente? Come no, come no, come no, come no, come no. Ma dove vai? Ma stai a, stati a casa, stati, dai. Stati a casa, dai. No, vabbè, dai, no, vabbè, non ci voglio credere, raga, non ci voglio credere, io mi sto fermo, aspetto lui, raga, io non ci voglio credere, raga, io non ci voglio credere, dai, dai. Che vedevo di, raga, che vedevo di, ah, vabbè, va bene. Dai. Modric ci prova con un pallone con un inserimento perfetto, Fabio. Palla in mezzo. Oh, alzati. Attenzione al tiro. Palla fuori di un soffio. Sei solo un cacasotto, sei. Sei solo un cacasotto. Sei solo un cacasotto, sei. Vabbè. Che te devo dire? Contento tu. Sei solo un cacasotto. Sostituzione per l'Italia. Numero 9. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Dritta l'ho messa la palla. Vediamo Varumenig. E la do a lui. Tanto questa la perderò, Manu. Cioè, guardate. Assurdo. Che ho detto io? Perché si è fermato Maradona? Cioè, guardate come perde tempo mo questo, guardate. Guardate. Non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Che schifo, raga, che schifo, raga, non ho parole. Non ho parole. Io lo dico a difensi qualche altro. Che ha paura di dirlo per perdere i followers. Non batte, raga, ma rendete conto. Ah, mamma mia, raga, non è possibile.
Non ho parole, raga, non ho parole. Non ho parole, ma io non ho parole. Non ho parole. Non ho parole, se ne andrà tutto il tempo così, ma guardate. E dai, ma guardate, ma dove cazzo vai? Raga, ma dove va? Ma non esco più di qua, raga, ma vi rendete conto? Ma di che cazzo devo assistere? Che cosa devo assistere? Guagnù, ma c'è davvero. Oh, ma batti, oh, sei vergognoso, sì, oh. Che tiro ha fatto Rummenigge, Guagnù? Guardate, guardate come perde tempo, guardate. Guardate come perde tempo. No, vabbè, dai. Ma vai, raga, mi viene voglia di appoggiare il joypad, Guagnù. Veramente, mi viene voglia di appoggiare il joypad. Che schifo di gioco, Guagnù, che schifo. Cioè, no, l'ho fermato il gioco, raga, ma non ha senso proprio, raga, non ha senso proprio. Cioè, io veramente dei tossici così, io non li ho mai beccati ultimamente, io. Cioè, di nuovo, io veramente, oggi la giornata dei tossici proprio. Oggi la giornata dei tossici. Che schifo, questo è neanche un quinto in classifica sarà. Maledetta a me che non li posso bloccare. Maledetta a me che non li posso bloccare, oh. Che vergogna, sempre fuori casa. Seconding. Tu sei un secondo in classifica, ma non ti vergogni. Secondo in classifica. Ma baffula rotta, sfernate, beh. Chi ghiom. Tramano ha vinto. Ma fa mocca a mamma, beh. Non marambi tu, cazzo. Che io dico sfoto chi cazzo voglio. Poi avversari neanche se ne trovano, neanche a pagare, Guagnù, neanche a pagare. Mamma mia, sempre quattro tacche. E andiamo fuori casa di nuovo. Vai. Vai. Ma che ve lo dico a fa, raga? Ma che ve lo dico a fa? Che cazzo ve lo dico a fa, Guagnù? Che cazzo ve lo dico a fare? È inutile, non vuole fare niente, non vale la pena. Cambiare palloni, cazzi e mazzi, raga, non vale la pena. Non vale la pena. Non vale la pena. Non vale la pena, Manio. Mamma mia, come mi stanno girando i coglioni. Voi non avete idea come i coglioni girati, raga. Ve lo giuro. Ho i coglioni girati come non mai. A me danno al cazzo quei personaggi. Mamma mia, oh. Mamma mia, mamma mia. Non fanno cazzo durante la partita. Si trova un imbecille alto 2,40 m, il più scarso che esista nel calcio mondiale. Cross goal. Ovviamente. Poi già faceva melina da prima. Possesso palla del cazzo mio. Si divertono così e divertitevi così. Va bene. Bene. Cazzo, vedo di.
Siamoci. Stiamoci. Stiamoci. Sempre fuori casa, ragazzi. Sempre fuori casa. Sempre fuori casa. Con la terza divisione. Devo riprendere l'altra squadra. Un po' di squadra senza leggende perché è così. Oh, ma vabbè, dai, vabbè. Va bene. Ah, bene. Bene, a posto. Gioco di merda, gli attaccanti più forti del mondo davanti alla porta sbagliano sti gol. Io non ci voglio credere, raga, ma non ci voglio credere. Vabbè, ma che sta succedendo? Ma dove l'ha data la palla? Ma sei serio? Chi è questo? Chi? Precado. Cici, no, vabbè, no. Mbappé, possibilità di tiro. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Chi è Kuzmalot? Salot, chi è? Precado, che cazzo è, raga? Aiuta. No, vabbè. Ma perché si fermano? No, 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 one you. No, 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 no. Mi sta facendo letteralmente a merda. Letteralmente a merda, raga, non riesco a giocare. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Guadagna metri. Può liberare il tiro. Chance per tirare. La mette in rete. E figurarsi se sbagliava un gol del genere, facile facile. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno.
tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Ma tu guarda i ritardi che ho, madonna mia. Questo fa che cazzo vuole, manino. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. C'è Messi, pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Sono tutti stretti, ragazzi, stanno tutti là, guardate. Stanno tutti là, ragazzi, stanno tutti là, non ci credo. Non so che devo fare, ragazzi, stiamo tutti là. Stiamo tutti in un cerchio. Cioè non è possibile! No, vabbè. No. No, vabbè, raga, allora io sono scarso, va bene. Va benissimo, però io questo non lo concepisco, raga. Se fammelo rivedere. No, fallo rivedere, ti prego, perché non è poi guardate, raga. No, vabbè. E si riparte con due gol di vantaggio. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Buono il cross tagliato. Decide di non rischiare. Alla ricerca di un compagno davanti. Cioè, mi sta facendo a me, raga. Io non riesco a giocare, raga. Non riesco a giocare, proprio qua. Guarda. Ma guarda che laggata, guarda, avete visto? Avete visto che laggata? Mi dite voi io cosa devo giocare, raga. Mi dite io cosa dovrei giocare. Cioè, cosa dovrei giocare? Laggando? Cioè, vabbè. No, vabbè, no, va bene. C'è l'opportunità per il contropiede. Non può colpire. Va bene, laghiamo. Va bene, laghiamo. Potrebbero avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Si ricomincia con un solo gol di scatto. Io sto in questo momento come Beckham, ragazzi. Io non ci voglio, non ci credo, raga, col quadra non ci credo. No, non ci credo, non ci voglio credere. Raga, non ci voglio credere. Va bene. Possiamo giocare? Non possiamo giocare. Va bene. Sempre fuori casa, ragazzi. Sempre fuori casa. Va bene. Ma l'ho data a Rummenigge io. In modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. No, ma guarda David, raga. Guardate David. La mette in avanti. Rummenigge. Pallone interessante in verticale. Pericolo in area. Può concludere. Va bene, no, va bene. Attenzione, regalo del portiere. Va bene. L'arrado l'ho visto che doveva dare a lui. Che ho fatto? Che tasto ho usato?
Ma guarda come cazzo mi sta laggando, Manio. Manna, voi dite non sta... No, raga, ma fidatevi di me, raga, fidatevi di me. Conosco bene la mia connessione. Gli asfennelle me, le man degli asfennelle, io degli asfennelle me. Ottimo intervento di Mamet. Tu che cazzo ha pigliato? Tu chiamici cazzo già pigliato a Maradona, manio. Chiamici cazzo già pigliato a Maradona. La Madonna. Fai come vuoi. Sfasciami di falli quanto vuoi. Mamma mia. Killer, bro. E ha mosso già il portiere, mannaggia, chi te beve? Vince il duello, la fa sua. Ferma l'azione avversaria, oh. E va a ripartire su. Oh! Ma come non è fallo là? Di effettuare delle sostituzioni. Conducono con una rete in più degli avversari. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. No, ci passa, Guagnino, ci passa. No. Intercetta il pallone e ferma l'azione che rischiava di diventare pericolosa. Alza la palla in profondità verso il compagno. Come no? E perché sta quello fermo là? Eh! Mbappé! Gioca una palla lunga. Prova a verticalizzare. Può tenere la porta da lì. Eh! Ma il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole. Forse farebbero bene a difendere il vantaggio. Madonna mia, all'incrocio, raga. Madonna mia, cosa gli ho buttato in porta a questo? Gliel'ho sfondata la partita. La partita. Ma come cazzo continua a laggare, oh? Segna una doppietta, davvero una grande partita. 2
due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Beh, questo è un passaggio quantomeno... Ma non a lui. Ma non a lui. Messi. Minchia, raga. Ma qua è dura ancora sta partita. Ma almeno rispetto all'altra volta che ho fatto sulle prime 6 partite 5 punti, qua ho fatto 3 partite 6 punti, raga. L'altra volta 5 partite, no, 6 partite 5. E perché? Boh, vabbè. La Toto ho fatto, mi ricordo, era una sconfitta e 5 pareggi, quindi ho fatto su 6 partite 5 punti. Qua su 3 partite ho fatto 6 punti. Arriveremo in divisione 2? Boh, vabbè. Ciao raga, e baffa mocca con Ambe, ci vediamo domani. Non mi ricordo neanche che cazzo ho fatto vedere oggi.